I più avvezzi ai giochi Pokémon sanno che ad Aranciopoli c'è un vecchietto che sta spianando un terreno con il suo Machop per poter poi costruire un edificio. Si speculava, in tempi non sospetti, quando ancora non c'era internet, che quella poteva essere la zona dove sarebbe sorta la palestra del giocatore dopo che aveva sconfitto la Lega un certo numero di volte. In genere il numero era sempre 100 perché sembrava non fattibile, salvo poi che qualcuno ci provava. Non io perché non ero scemo. Però tutto questo non è mai accaduto, infatti neanche nei remake è possibile far sorgere lì la palestra. Ma quel sogno non si è mai arreso, ed infatti in questo gioco, This Gym of Mine, ovvero la mia palestra, possiamo essere capi palestra del mondo Pokémon. Quindi facciamolo, diventiamo capi palestra! Eccoci qua, oh, registrazione del capo palestra, per favore, sii paziente. Ma vabbè, ci sono apparse un sacco di pietre lì, ma... Questo programma è stato realizzato per assicurarsi che la palestra di cui diventerai capo si adatta al modo in cui combatti. Ah, praticamente ci fanno scegliere il tipo di Pokémon. Ok, quindi qui possiamo fare solo i capi palestra e puoi usare un solo tipo, anche se ci sono alcune eccezioni, magari il doppio tipo sicuramente, quindi... Sarà ovvio. Mi ha chiesto come sono fatto perché la foto era corrotta, il file era corrotto, ma mi è comparsa la femmina. Però vabbè, sono maschio ora. Come ti chiami? Beh, mi chiamo ovviamente. Spero che non ci sia bisogno di mettere il caps piccolo. Ah, ok, perché Z mi fa l'ok. Quindi ti chiami Link, bene. Ah, sì, tutto quanto piccolo. Sì, praticamente sesta generazione. Quinta, sesta in poi, quarta? Anche? Ora, il tipo di cui sarai padrone e anche il Pokémon che sarà tuo compagno. Bello, siamo sull'acqua. Che tipo è questo? Tipo oscuro? Buio, no. Drago? Mi piacerebbe Drago. Questo cos'è, acqua? No. Veleno! Sai che veleno mi piace? Ok. Seleziona il tuo partner. Nidoran. Nidoran femmina o maschio e Scorupi. Non posso andare indietro, quindi scelgo Scorupi per forza, dai. Un Pokémon veleno normale, va bene. Vai. Ok, le mie orecchie non esistono più. Scorpio, ma solo perché Scorpione è il mio segno zodiacale. Che in realtà io i segni zodiacali ci credo poco. Anche perché ho letto certe cazzate sui segni zodiacali, quindi non sono vere per niente. Ad ogni modo. Ah, tu devi essere il nuovo capo palestra! Benvenuto a New Day Plane! Praticamente un giorno normale. Sarai capo palestra in Umbal City. Che è Umbal? Il tuo nome è Link, bene. Farai sicuramente grandi cose. Terribili, ma grandi. C'è una gang in città però che ci dà fastidio. Potresti occupartene? Sono il capo palestra, beh. Per arrivare a Umbal City basta che vai dritto. Mi sono portato tutto. Poche gear a caso. Sì, anche le scarpe da corsa. Avevo messo toggle le scarpe da corsa, ma no. Ho ratto da 7. Ma come ratto da 7? Scappa, ma che cavolo? Ma come ratto da 7? Io sono a livello 5. Ma ho qualcosa nello zaino. Perché livello 5? Oh, bella però la grafica. Perché sono a livello 5? E non ho niente con me. A parte il fatto che la salute cala come in diamante, perla e platino. No, non posso farcela, sono debole. Ciao, tu chi sei? Un allenatore? No, niente, non parlo, è muto. Trovato pozione. La cosa buona è che riesco a scappare dai selvatici, quindi... Mi dà una Pokéball. Provo a catturare subito qualcosa. Un'altra in caso, va bene. Allora, un Pokémon come Starly... Promettimi che non lascerai un Balsidi come l'altro allenatore. No, tranquilla. Io mantengo la mia parola. Vediamo come si fa. Ma come vuoi scontrarti? Ah, livello 3. Ah, ma... Per allenarci va bene. Allora, ho una pozione che dovrei usare praticamente subito. Fa ma... Ah, avvelenato. Bene. Mi risparmia un turno. Ho una sola pozione che devo usarla subito, però... Cavoli. E l'unico attacco che ho che fa danno è veleno puntura, quindi... Vine Whip. Vine Whip è forte, ma non abbastanza.
Non a questi livelli. Vinto, bene. Se salissi di livello... No. Ellen, vabbè. So forte. La mia reputazione è salita. Figo. Quindi niente bacche. Ah, ti faccio vedere cosa significa essere un allenatore. Jeff. No. Ma perché? È forte Jeff. Ma centro Pokémon? Quale centro Pokémon che sono morto? Curi i tuoi Pokémon sulla nave. Ma non... No. Non posso entrarci. Tu non mi dai nulla per aver vinto? Meglio che non fai schifo. Ma signorina, ma io faccio schifo, sì faccio. La caverna. La caverna del sapere. Wow! Ma non posso fargli niente, provo a catturarlo. Honedge, vieni con me, ti prego! Sei un Pokémon molto forte. È troppo forte. Ma che è quello? No! Solo due Pokémon l'avevo! Ma vai a quel paese! Se 5 equivale a 649 e 1 a 151, due cose equivale a 251. Dove sono? Chi sono? Questa è la tua faccia che guarda... Era tu, Yamask? A quanto pare era Yamask, sì. Col potere di una leggenda, anche se non proprio, questa bestia è arrivata con la regione 4, ma era la quinta del suo tipo? Garchomp, mi verrebbe da dire. Region 4, quanto pare, sì. Quanto pare era Garchomp. Pokéflauto, per qualche ragione un Pokéflauto c'è qui. Non lo so, la caverna della sapienza, del sapere, va bene, ho capito, ma... Cioè, io quello che ho potuto fare è stato solo perdere, fino ad ora. Non ho potuto catturare neanche un Pokémon perché non potevo fare loro del male con un tipo veleno. Se fatto bene, chi sarebbe re? Slaking. Deoxys. Perché Deoxys? Vabbè, non lo so. Comunque sì, andiamo avanti. Cioè, in questo episodio, questa mia palestra, mi sa che non arriverà molto presto, perché sto perdendo tempo qua dentro con sti cosi neri. Un buio spaventoso con mura di veleno. Toxic, ok. Praticamente da fare il capo palestra sto facendo i quiz. Mille braccia che salutano. Arceus comunque, mille braccia. È il dio dalle mille braccia, Arceus. Ma devo risolverle tutte? Forse ne ho lasciata qualcuna? Devo risolverli tutti prima di poter uscire dalla caverna. Bene. Dai allora, dai. Sono come tutti gli altri, ma gli altri non sono come me. Sono una leggenda. Qualcuno dice che sono un mito. Zoroark. Mew? Ah, certo. Mew, per forza. Sono come gli altri. Innocenza, purezza, forse un po' di malevolenza. Cosa sono? Cioè, folletto, qual è il miglior tipo che mi si addice? Folletto. Non so neanche se è una parola malevolo, sì, ma malevolenza. Le trappole che ti tengono vicino... Ah, ok, rapid spin per levare le hazard, sì. Ah, c'era questo pure. Tanto tempo fa questa creatura viaggiava per il paese. Penso che sia Relicant, sì. E ora posso uscire finalmente. Vediamo un po' cosa c'è di qua. Una casetta? Spero che ci sia qualcosa di utile. Una signora. Oh, ciao. Non ci sono molti visitatori qui. Mi chiamo Lilith e posso insegnare mosse ai Pokémon che normalmente non imparano. È un'abilità che molti desiderano. Ah, puoi rispondere a una domanda per me. Prima di tutto scegli un numero da 1 ad 8. 7. Anche se già so dove vuoi andare a parare. Qual è la cosa con cui sei più a tuo agio? Un fuocherello? Una spiaggia con le onde?
Oh, direi un piccolo fuocherello. Grazie allenatore, eccoti un regalo per aver risposto. Ah, la generazione, certo. E il tipo, ovvio, uno starter. Niente soprannome. Questo Pokémon ha una mossa che normalmente non può imparare. E non posso fare altro. Posso almeno riposarmi? No. Comunque, abbiamo preso anche Litten. Ciao, bello! Gattino. Va bene, quindi qui serve anche per prendere Litten. Più forte in difesa che in difesa speciale. Lax, natura Lax. Era Placida, se non sbaglio. Quindi sì. Vabbè. Bellino però il posto. Certo, se ora potessi però allenare il mio Pokémon senza perdere, sarebbe molto meglio. Quindi tu rispondi a queste domande e ti prendi uno starter. Bene! Certo però che avere un Pokémon di fuoco con una palestra veleno è prendere un po' in giro l'allenatore che ti viene a sfidare. Magari si porta un Pokémon forte rispetto al veleno, però c'hai l'altro tipo che può sconfiggerlo. Tipo Terra. Terra è forte contro veleno, però se tu gli cacci un Pokémon d'acqua, beh, non è molto corretto. Però, oh, se il gioco te lo permette, io a questo punto dovrei perdere. O arrivare alla prossima città senza incontrare nessun altro allenatore. Ecco, e ah, posso curarmi quindi. Oh mio Dio, ma che succede qui? Tutti questi vecchi. Non puoi entrare, è da maleducati. Beh, certo. No, Craggy Pass, no. Allora, Umbal City. Non c'è un centro Pokémon qui, maledizione. Oh, bene, bene, bene. Mamma mia, ragazzi. Ma qua è vuoto. Devo comprare quindi qualche pozione e qualche Pokéball per poter poi catturare i Pokémon che mi servono. Il problema è solo uno. Aron, forma di Umbal. Ah. Quindi questo Aron è la forma regionale, Umbal. Oddio, io ho visto poca gente che ha portato sto gioco e c'erano pochi episodi, ma a me sembra molto più profondo di quello che è. Magari potrebbe uscire fuori una bella serie. Prendo 3 Pokéball perché mi sa che non è che posso catturare proprio tanta roba. E 12 pozioni, vai. Ah, e questi qui possono costruire edifici? Ma devo prima diventare un capopalestra più importante. Ok, va bene. Ah, devo prendere le blueprint dalla town hall, dal comune. Questo qui c'è il daycare, ok. Ad ogni modo, termino qui l'episodio. Sto gioco è fuori di testa ed è bellissimo per il momento. Mi sta piacendo tantissimo. Io spero che vi sia piaciuto. In descrizione vi lascio ovviamente tutti quanti i link utili e anche il sito dove appunto scaricare This Gym of Mine. Inoltre, se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi che tanto è gratis e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!